sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma, le svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. E tutto questo che io ho letto mi ricorda tantissimo quello che abbiamo affrontato all'inizio della legislatura, cioè quello che stava succedendo in Cassa Depositi e Prestiti, che sicuramente non viene contemplato in questo, meno spero, decreto, ma insomma gli venivano fatte una serie di regali a quelle che sono le fondazioni, poi le fondazioni posseggono il pacchetto azionario delle banche, venivano in qualche modo favorite sulla questione delle obbligazioni che al 31-12 appunto venivano ad essere convertite da speciali a normali. Se vogliamo continuare così, fate pure, grazie. Grazie a lei. Scritta a parlare l'onorevole Terzoni, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Allora, visto che in questo decreto è stato anche introdotto il caso dell'IVA, voglio qui leggere un articolo perché penso che sia interessante un po' per tutti. Allora, l'ottavo decreto salva IVA varato dal governo Renzi il 4 luglio viola ben 6 articoli della Costituzione. È quanto sostiene il GIP di Taranto Martino Rosati, che su richiesta della Procura ha sollevato la questione di legittimità dinanzi alla Consulta, non lesinando una serie di censure all'operato dell'esecutivo che ha varato un provvedimento per scongiurare il sequestro dell'Alto Forno 2, l'impianto nel quale ha perso la vita l'operaio Alessandro Morricella e il conseguente fermo dell'intera fabbrica. Secondo il giudice Rosati, il nuovo provvedimento collide con 6 articoli, tra i quali l'articolo 2 e 4 della Costituzione. L'articolo 2 della Costituzione impegna lo Stato a garantire i diritti inviolabili dell'uomo, ma il nuovo decreto consente l'esercizio dell'attività di impresa, scrive il giudice, pure in presenza di impianti pericolosi per la vita o l'incolumità umana, senza pretendere dall'azienda l'adeguamento degli stessi alle più avanzate tecnologie di sicurezza. Il magistrato inoltre ha sottolineato che vi sono dubbi di legittimità anche rispetto all'articolo 4 della Costituzione, che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ma la nuova norma varata dal Consiglio dei Ministri avrebbe dovuto tener conto del principio per cui il diritto al lavoro non è da intendersi come un'attività lavorativa quale che essa sia e quali che siano le condizioni in cui la stessa si svolga. Ma anzi, proprio quel diritto impone in primo luogo e quale presupposto essenziale e inderogabile che il lavoratore operi in condizioni di massima sicurezza. L'Alto Forno 2 invece, anche per ammissione della stessa ILVA, è priva di una serie di dispositivi di sicurezza che mettono a rischio l'attività dei lavoratori, come dimostrato anche da un altro evento anomalo che si è verificato pochi giorni dopo l'incidente che ha ucciso il 35enne tarantino. Ma queste violazioni, inoltre, vanno aggiunte una serie di lacune che, secondo il GIP di Taranto, sono presenti nel provvedimento del governo varato in tutta fretta, solo con l'obiettivo di neutralizzare gli effetti del sequestro dell'altoforno 2 dello stabilimento. La norma prevede che in presenza di sequestro gli stabilimenti di interesse strategico nazionale possono continuare a produrre anche se gli impianti non rispettano la norma di sicurezza, semplicemente presentando entro 30 giorni di tempo un piano di interventi e possono operare per 12 mesi in attesa di adeguarsi a quel piano. Il decreto 92 per il giudice Rosati presenta una siderale divergenza rispetto ai vari principi costituzionali che solo una serie di emendamenti del Parlamento in fase di conversione in legge può ridurre. Una norma quindi frutto della fretta che contiene uno sbrigativo richiamo alla precedente legge che autorizzava l'ILVA a produrre acciaio in attesa di adeguarsi alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, pur continuando a diffondere emissioni nocive per la salute degli operai e dei cittadini di Taranto. Ma è proprio nel raffronto con quella normativa che il GIP Rosati ha puntato il dito contro l'operato dell'esecutivo, spiegando che quest'ultimo decreto che riguarda la sicurezza dei lavoratori, a differenza del precedente che invece riguardava le violazioni ambientali, non contiene alcuna sanzione per la fabbrica.
Non solo, il piano di interventi dovrebbe essere presentato a Vigili del Fuoco, INAIL e ANSL, senza nessuna forma di controllo. Per il magistrato, quindi, potrebbe verificarsi che il decreto risulterebbe rispettato con conseguente diritto alla prosecuzione dell'attività produttiva, anche in presenza di misure di intervento inadeguato o insufficienti. È oggi consentito per legge, conclude il giudice Tarantino, che un'azienda, se di interesse strategico nazionale, possa continuare a svolgere la propria attività anche quando tale esercizio sia suscettibile di aggravare o protrarre le conseguenze di un reato, se non addirittura costituisca esso stesso reato, e che ciò essa possa fare per un anno, soltanto limitandosi a predisporre e comunicare un piano di interventi ad alcuni enti pubblici che non possono nemmeno sindacarne contenuti ed attuazione. Questo è ciò quello che state portando avanti voi, e queste non sono nostre parole, ma sono le parole di un magistrato. E io penso che nessuno di voi possa essere superiore ad un magistrato. E se queste, concludo. E se queste parole fossero vere, voi ne sarete i diretti responsabili. Grazie. Grazie a lei. È iscritto a parlare l'onorevole Brescia. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. L'8 giugno scorso Alessandro Morricella, un operaio dell'Ilva di 35 anni, veniva investito... Scusi onorevole Brescia. Grazie. Prego. Veniva investito da un getto di ghisa incandescente e dopo 4 giorni di agonia in ospedale trovava la morte. A seguito di questa morte, la Procura di Taranto disponeva il sequestro preventivo senza facoltà dell'uso dell'altoforno 2 dell'Ilva. Oggi voi state per votare questa misura, articolo 21 octies. Al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva, di salvaguardia dell'occupazione, della